Ciao a tutti da Tiziana Manipasta. Oggi voglio fare la base della pasta frolla. Perché la voglio fare? Così voi andate nella playlist e siete sicuri di trovarla. Le abbiamo fatte in tante crostate, però almeno con la base siamo più tranquilli. Ho fatto la base senza burro, la pasta frolla senza burro, però questa è con il burro. La classica di 30 anni fa, quella vi ricordate che faccio sempre io, di Maria Rosa? Ecco, è quella, la storica. Allora, vi dico tutti gli ingredienti. Vi ricordo che con questa dose potete fare due crostate, i biscotti, di tutto e di più. E poi un'altra cosa, la potete dividere in due se voi volete metà dose. Oppure quando fate l'impasto la dividete direttamente in due e la mettete in congelatore, perché si può meramente congelare e la prendete quando volete. Guardate gli ingredienti. Ecco qua, 500 g di farina di tipo 0. 250 g di burro sciolto a temperatura ambiente, ma guardate con questo caldo com'è. 2 uova, 200 g di zucchero semolato. Ecco, la prima cosa che facciamo qual è? Sapete voi che io adoro panificare, ma questa della crostata è anche una cosa che mi fa veramente emozionare. Quindi faccio il buco al centro e ci metto lo zucchero. Ora mettiamo il burro e adesso le uova. E ora che facciamo? Impastiamo! Guardate che meraviglia di impasto che sta venendo, bello omogeneo. Ora vado a, con una ciotolina sempre la solita che metto da parte di farina, spolvero su un tavoliere o piano di lavoro dove volete, e vado a formare il mio panetto. Guardate che meraviglia, spolveriamo e andiamo a formare il nostro panetto. Allora, un consiglio mi raccomando, quando fate l'impasto della crostata, specialmente d'estate, quanto meno possiamo lavorarlo, perché c'è tanto burro e quindi tende poi ad ammorbidirsi troppo. Ora che faccio? Il nostro panetto lo metto nella pellicola, lo avvolgo ed eccolo qua. Ora io aspetto mezz'ora, lo metto in frigo a riposare e poi posso procedere con qualsiasi cosa io voglia fare, e voi sapete quante cose ho fatto con questa frolla. Oppure lo mettiamo in congelatore e quando ci va lo prendiamo dal congelatore, lo mettiamo a temperatura ambiente e realizziamo qualsiasi tipo di dolce, di dolcetti, di frolla, di tutto ciò che noi vogliamo. Quindi adesso io, siccome poi devo fare una bella ricetta, la metto a congelare e poi vi farò vedere nei giorni futuri cosa farò. E con questa meravigliosa pasta frolla io vi lascio, vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Tiziana Manipasta!